dell'iniziativa l'ex sindaco di Piano Giovanni Ruggiero, quale c'è la parola? Certo, la mia è la voce meno autorevole, ma fa da ponte con quel tempo. Anche allora, ricordo, mentre aspettavamo in Piazza Annunziata, il freddo e il vento. Allora cercammo di raccogliere un po', assunto, tutte le lacrime, i dubbi, gli interrogativi, la rabbia. E credo che allora, insieme a questa, diciamo, volontà di porre memoria, una pietra serve per porre una memoria, ci fu anche la tenacia, ecco, Rossella ben ha fatto a ricordare tutte le istituzioni, io un po' più in maniera, se volete, anche più quotidiana, ricordo la tenacia di quei giorni di Rosaria e la sorella, c'è questa volontà forte di lasciare un segno. Guardate, una cosa è certa. Il dolore partorisce sempre qualcosa. La ferita è sempre una feritoia, lo squarcio è sempre la possibilità di uno spiraglio. Quindi, insieme a questo dolore che non si può colmare, l'hanno già detto tutti, lo sappiamo che è così, ma non è che siamo di qua a cercare la soluzione a tutto. Siamo qua perché stasera, insieme alla famiglia, alla collettività, alla comunità, al popolo, alla gente, chi ha voluto bene, e chi vuole bene in Alessio, e così fa ponte sotto questa pietra. Così sento fortemente stasera di congiungere quel tempo a questo, tempo in cui il dolore sta partorendo un ammonimento, un ammaestramento, una notizia, una carezza, un sostegno. Vedete, questa pietra ha molti padri, ma una sola madre, Carmela d'Alessio. Una parola a Marco D'Esposito, assessore, come amico della famiglia. Me oggi è un giorno di festa. È una parola difficile da capire forse oggi perché tutti quanti abbiamo il cuore pieno di tristezza, ma ve lo dico ripetendo, guardandovi negli occhi. Per me oggi deve essere un giorno di festa. Da subito ho condiviso l'idea di Rossella di coinvolgere la banda, i palloncini, la cioccolata calda dopo, qualche biscotto, perché la festa è che oggi la città di Piano di Sorrento consegna all'eternità, l'eternità, il nome di Carmela D'Alessio. Carmela D'Alessio, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla, che bene o male la mia vicinanza di lavoro è vicinissima alla loro casa. Una donna presente, silenziosa, così come tutta la famiglia d'Alessio. Allora la festa, la gioia, deve essere che l'eternità sa cosa vuol dire Carmela d'Alessio e soprattutto sa che un segno, un simbolo rimarrà qui per tutta l'eternità. Colgo l'occasione pure per ringraziare anche tutte le arciconfraternite presenti, fortemente hanno chiesto di esserci, proprio perché il bello, io, pensare all'eternità, pensare alla storia, niente di meglio è rappresentata, rappresenta la storia che le nostre arciconfraternite, da sempre presenti sul posto e che negli anni verranno rimandati uno a uno. Ha detto il sindaco di San Daniele, oggi è una bella giornata, sì, ma fa freddo assai, e allora ci dobbiamo sbrigare. Io non ho, grazie per i ringraziamenti, ma non ho fatto altro che sollecitare e soddisfare un desiderio della famiglia d'Alessi, e soprattutto perché capivo che c'era la burocrazia, un animale terribile che impera in Italia per qualsiasi cosa. Perché anche per intitolare un tratto di strada bisogna fare una lunga fila, aspettare degli anni inutilmente, perché sono delle attese completamente inutili. Quindi mi sono soltanto limitato a trovare una soluzione giuridica che potesse soddisfare un po' tutto e così anche la prefettura si è convinta che potevo farlo.
e l'ha fatta, e questo mi ha dato grande soddisfazione, e questo vediamo realizzato quindi il sogno della, almeno della famiglia d'Alessi. Ai sindaci dico: guardate, questa strada è pericolosa, sai, non si può fare una strada a tutto senso senza marciapiede, pensateci pure qualche volta, con qualche lavoro si può fare più. Grazie e arrivederci a tutti. Trovare le parole giuste non è semplice, è un momento speciale e al contempo di dolore. Si apre una ferita, anche se non è mai stata chiusa. In realtà, quando mi si chiede di parlare di mia madre, io non manifesto mai particolare disagio o turbamento. Riesco a parlarne tranquillamente e alla volta me la prendo con me stessa per il fatto di non riuscire a piangere. Forse perché mi piace pensare che anche se non la vedo e non la sento, lei c'è. Anche se non può darmi consigli e abbracciarmi quando ne ho bisogno, lei c'è. Perché come ho sentito dire in uno dei miei film preferiti, quelli che amiamo non ci lasciano mai veramente. Che mi accompagna e mi spinge a camminare e a correre nella vita di tutti i giorni. Posso solo dire che la mia mamma era una donna come poche, grintosa, energica, determinata, smisuratamente solare. Sono proprio queste sue qualità che cerco di fare mie, il più possibile, ma devo dire che l'insegnamento più prezioso che vi abbia trasmesso è l'ambizione. Non accontentarsi mai, puntare sempre al meglio, nonostante le difficoltà. A tal proposito c'è un episodio che rimarrà impresso a vita nella mia mente, e che oggi ho deciso di condividere con voi. Era un pomeriggio qualunque, allora frequentavo il primo anno di liceo e ricordo che stavo studiando per un'interrogazione importante. Con un spirito particolarmente sfiduciato, poiché la volta precedente non era andata bene. Mia madre capì subito tutta la mia ansia e la mia preoccupazione. Funzionava così tra di noi, senza che io parlassi, riusciva ad aprire tutto il mio forziere di emozioni, perché solo lei possedeva quella chiave magica. Mi ricordo che si sedette sul mio letto, mi guardò con decisione e mi disse: «Non ti devi abbattere, quando che hai paura di affrontare qualcosa devi dire a te stessa, ce la devo fare perché ce la posso fare». Ogni volta che me lo diceva, i suoi occhi diventavano due fuochi. Queste sue parole avevano il potere di farmi sentire subito meglio, più forte e pronta ad affrontare tutto. Oggi è ancora così. Nei momenti di sconforto o di paura del futuro, pensare a quella frase che è diventato un motto per me è come una ricarica interiore e mi fa sentire più vicina a lei. Per concludere, invito tutti voi stasera a pensare a questo ogni volta che il vostro sguardo si poserà su quell'insegna. Vi invito a ricordare la solarità e la bontà di una donna che ha amato le sue figlie, suo marito, i suoi genitori e le sue sorelle sempre, che ha lottato e fatto sacrifici per raggiungere i propri obiettivi. Vi prego di non associare il ricordo e il nome di mia madre ad una tragedia, perché l'offendereste. Pensate solo a un sorriso contagioso, occhioni dolci e sinceri e a tanta, tanta voglia di vivere. Colgo l'occasione per ringraziare le autorità intervenute, in particolar modo gli assessori Rossella Russo e Marco D'Esposto e il magistrato Lepore, che ha creduto e sostenuto le nostre cause come se fossero state le loro. Infine vorrei precisare che se oggi siamo qui è anche grazie all'impegno instancabile di mia zia Rosaria, che è stata l'ideatrice di questa iniziativa, nonché colei che l'ha che ha accompagnato mia madre tenendola per mano fino all'ultimo respiro. Grazie zia e grazie a tutti voi per la vostra vicinanza e calore. Del decreto della Prefettura di Napoli con cui è stata autorizzata l'intitolazione. Il
prefetto della provincia di Napoli, esaminato l'atto deliberativo numero 40 del 14 marzo 2018, trasmesso con nota del 22 maggio 2018, con il quale la Giunta Comunale di Piano di Sorrento ha proposto l'intitolazione del tratto di strada di via Ripa di Cassano, compreso tra l'incrocio con via delle Rose, il confine con il comune di Sant'Agnello, alla memoria di Carmela D'Alessio. Visto il parere espresso in merito dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, con lettera del 24 agosto 2016, visto il parere espresso dalla Società di Storia Patria, vista la nota della Questura di Napoli, Commissariato di Sorrento, protocollo numero 10.109.922-2018 del 13 giugno 2018, rilevato che, al fine di dare un significato alla prematura scomparsa della signora Carmela D'Alessio, nel senso della sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sicurezza stradale, affinché soprattutto le giovani generazioni, nel leggere il nome della signora D'Alessio, ricevano un monito chiaro al rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ed un esempio di incondizionato amore materno. Ritenuto che la vicenda umana della signora D'Alessio, vittima di un tragico incidente stradale, che in uno slancio d'amore materno a protezione della sua bambina, sacrificando la propria vita pur di preservare l'incolumità della sua creatura, è particolarmente avvertita e significativa per la comunità dei comuni di Piano di Sorrento e Sant'Agnello, tanto da determinare le amministrazioni comunali a proporre l'intitolazione di un tratto di strada al nome di Carmela D'Alessio, visto il Regio Decreto 10 maggio 1923 numero 1158 e la Legge 23 giugno 1927 numero 1188, vista la circolare del Ministero dell'Interno che delega ai prefetti la facoltà di intitolare strade, piazze pubbliche al ricordo di persone decedute da meno di 10 anni in applicazione della Legge 23 giugno 27 numero 1188, autorizza il Comune di Piano di Sorrento, in deroga alla normativa vigente, all'intitolazione del tratto di strada di via Ripa di Cassano, compreso tra l'incrocio con via delle Rose e il confine con il Comune di Sant'Agnello, al nome di Carmela D'Alessio, sindaco di Piano di Sorrento. L'abita sicuramente non restituirà la nostra comunità e alla famiglia Carmela, però sicuramente il suo nome è scritto lì su questo muro, ci rimarrà per sempre, così come rimarrà per sempre nei nostri cuori e anche nei nostri ricordi. Quando passeremo da qui ricorderemo il gesto di una mamma, il gesto materno di protezione della sua bambina, ricorderemo noi amministratori che dobbiamo fare di più per la sicurezza stradale, per far sì che queste disgrazie non succedano più. E questo è l'impegno che ci prendiamo come amministratori, come comunità tutta, insieme al sindaco di Sant'Agnello, Pier Giorgio Sagristani. Non devono più succedere queste cose. E voglio ringraziare veramente il grande impegno dell'assessore Rossella Russo per questa giornata, dottore Levore, la prefettura di Napoli, i sindaci Pier Giorgio Sagristani e Giovanni Ruggero, che hanno iniziato questa opera meritoria, perché il ricordo è importante per le nuove generazioni, la memoria, quello che succede e quello che è successo nella nostra comunità. Un abbraccio grande alla famiglia. Noi siamo vicini a voi, al borgo di Marina di Cassano, a tutta la comunità. Carmela è una di noi, lo è stato e lo sarà per sempre. Forse per indicarci un'altra strada. Provvidenzialmente abbiamo qua Don Salvatore Iaccarino, uno veramente della Marina, per la benedizione di questa targa. Allora sì, vi avvicinate per scoprire la targa. Scusami.
mentre benediciamo questa targa, portando anche i saluti di Don Pasquale, volevo ricordare che venendo dalla Marinella verso Marina di Cassano c'è una scritta sulla villa, che è Villa Crawford, in tempestate securitas, nella tempesta sicurezza. Io penso che il nostro stare qui oggi è una sicurezza nelle tempeste. Il bene che racconta la nostra presenza qui deve essere una sicurezza nelle tempeste. Questa targa, questa strada, la certezza che Carmela è qui e che fa capolino con noi dall'eternità, è sicurezza nelle tempeste. E allora insieme benediciamo questa targa, insieme ricordiamo Carmela e insieme chiediamo per la famiglia la forza, la grazia, la consolazione, la certezza, la sicurezza in questa tempesta, che Carmela vive, che Carmela è qui con noi, che il bene non dimentica e non si dimentica, ma costruisce altro e porta fiori per l'eternità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Signore benedici noi, Signore benedici questa targa, ricordando Carmela, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io sono il padre di Carmela, vorrei ringraziare a tutti i sindaci, il dottor Levara e con tutti i collaboratori che mia figlia mi ha sempre detto che hanno trovato diverse difficoltà, ma l'importanza è che noi che l'abbiamo superata. E ringrazio a tutti di questa bellissima cosa. Lanciamo i palloncini al 3 e ci stringiamo ancora un momento per una cioccolata calda. 1, 2 e 3. Via! Thank you.